maledette! Ah, lasciatemi andare via con Canotto! Abracadabra! L'accappatoio che uccide! Sono un bravo detenuto, detenuto, detenuto. Sì, questo è Etni e bentornati in questo nuovo episodio di The Escapist. Oggi per voi sarò un ladro, un fuggitivo leggiadro vestito in accappatoio. O anche un coglione, se preferite. Sono in accappatoio, ragazzi, perché fa un caldo della madonna. Quindi mi faccio una doccia e poi metto a registrare. Però mi sta a fatica vestirmi, di conseguenza sto in accappatoio. E in questo modo magari riesco a non attirare l'attenzione delle guardie. Nell'episodio precedente che trovate in descrizione, ragazzi, eravamo riusciti a prendere un po' di materiali e a fare un po' di soldi. Oggi cercheremo di fare il buco nel mondo. Inizieremo a scavare sottoterra. Buona visione. Eccoci qua, ragazzi. Giorno numero 28. Fermi tutti che ho un po' di roba proibita addosso. Fatemi lasciare un secondo, almeno il bed dummy e basta, credo di sì. Oggi, ragazzi, faremo faville, eh. Cercheremo di non attirare mai la loro attenzione, di fare i bravissimi detenuti in modo che potrebbero darci nel breve periodo una buona condotta. Pinco vende un legno. Il legno è molto interessante, infatti glielo compro considerando che costa solamente 10 dollari. La cosa più importante di oggi, ragazzi, è assolutamente trovare un pezzo di scotch. Sono tornato nella cella per lasciare il legno perché mi avete detto di stare più attento e considerando che avete fatto un monte di complimenti allo stile di gioco che ho attuato nell'ultimo episodio, sono più che contento, ragazzi, di continuare in questo modo. L'ultima volta mi avevano controllato nella cella a causa della mia mancanza alla roll call. Non so se è vero, mi auguro di sì, perché se dovessi lasciare altri oggetti là dentro e mi li beccano, mi mandano in isolamento un'altra volta, io mi arrendo. Approfittiamone per prendere i cucchiai, perché il muro è quasi caduto, ma il pavimento ancora no. Siamo molto lontani dal nostro progetto ancora, eh. La prima cosa da fare, come vi ho detto, è buttare giù questa parete. Ah, bene, avete visto? Avete visto cosa ha fatto? Pezzo di merda. Mi ha portato via tutte le cose che avevo lasciato per terra. Per questo dietro il muro noi le potremo lasciare. Lì sì che saremo tranquilli. Siamo di qua dal muro, anche se non abbiamo il poster per coprire il muro. Io devo iniziare a scavare e lo farò tipo qua giù in fondo. Sono proprio curioso di vedere che cosa c'è qua sotto. Buco scavato. Cazzo, c'è la roll call. Ok, fermi, c'è la roll call. Il che significa che verranno a cercarmi. Lascia la terra per terra, tutti giù per terra, butta giù la parete, sbrigati. No, no, ti prego, veloce. Poteva andare decisamente peggio, ragazzi. Ho rischiato, voglio lo scotch. Voglio lo scotch. Chiamato e trovato, Hermione allo scotch. E anche il poster, non ricordo se ho il poster io. Quindi non so se comprarlo o meno, mi sembrava di avercelo, però non voglio sprecare soldi per niente. Ce l'ho, ragazzi, c'ho il poster qua dentro, c'è la rivista, devo solo aprire il crafting, fare così, bam. E adesso, ragazzi, posso nuovamente buttare giù il muro, però stavolta una volta per tutte. Cosa? No, ragazzi, hanno trovato gli scavi del tunnel. È impossibile, cioè non possono aver trovato gli scavi. Cioè vi rendete conto, ragazzi, che io, porca miseria, l'ho fatto dietro al muro? Come hanno fatto a trovarli, ragazzi? No, non ci credo. Mi sto sentendo male, mi sa. Esco e spero che non abbia salvato, perché sennò mi arrendo troppo. Grazie a Dio non ha salvato. Potrete contarlo come aver barato, ma mi dispiace, dovevo farlo per forza. La gente mi cammina in faccia, vabbè. Scotch! Subito, immediatamente, nella cella di Porco Giuda e vai. Però è proibito, quindi prima di andare a mangiare devo lasciarlo, veloce, veloce. Molto, molto bene. Allora, prendi del cibo, prendi anche delle forchette. Sono la cosa che ci serve più in questo momento. Mentre tutti vanno a lavorare, noi facciamo perdere il lavoro a Surreal Power. Ciao Surri, vieni qua. Becca, becca Surri. Ti licenzieranno, pezzo di merda. Sto per morire, no, guarda quante sono. Guardi maledette. No, fermare Surri, no. Ce l'ha fatta, schifoso. Oggi era stato il tuo giorno fortunato, ma presto perderai il lavoro. Dai, dai, diamoci da fare. Giù la parete, metti il poster. Dobbiamo solo fare attenzione a non farsi beccare, mi raccomando. Adesso posso prendere anche i miei cucchiai. E con i cucchiai iniziamo a scavare. Provo a farlo più verso qua giù, verso la scala. Se mi trovano il buco per terra anche qui, io perdo la speranza, ve lo dico. Siete pronti, ragazzi, a scoprire cosa c'è sotto di noi? La terra, tanta terra. Quando beccheremo delle rocce ci sarà da divertirsi, perché ci serve un piccone. Quindi il piccone dobbiamo o trovarlo o craftarlo. Per craftarlo serve il legno con tanto di lima, con lo scotch e la...
No, è impossibile. Ragazzi, è impossibile. Avete detto voi di scavare dentro. Mi spiegate come sia possibile questa cosa? No, non è fattibile. Cioè, ragazzi, se ogni volta mi trovano il tunnel anche dietro il muro, spiegate come è possibile. Non capisco veramente come mai. Cioè, voglio leggere nei commenti perché sono totalmente sconsolato adesso. Stanno dicendo che si sono stufati di noi le guardie. Bastardi, dovreste volerci bene. Vi diamo noi il lavoro. È confermato. Non ce ne andremo mai. Mai e poi mai. No, perché sono di qua? Le ho provate tutte. Passare da fuori, passare da dentro. Ho comprato la lima e ora mi uccidono perché sono un deficiente. Perché non l'ho comprata fuori, eh? Che sono passato al metal detector, mi hanno beccato. Un'altra lima, adesso, eh? Porca miseria, potevo risparmiarmi $40? No, vero. Ci manca solo che mi uccidono, dai, per rubarmi anche l'ultima lima. Sto per morire. Ho passato 30 giorni in questa prigione, ma sembra che ne siano passati 1 milione. Ah, lasciatemi andare via con Canotto. Devo picchiare Harry Potter, eh? Dove sei, caro? Puzzetta, avevi l'orologio del dottor White. Bene, lo prendo io. E nient'altro. Harry Potter, dove cazzo sta? Steve Jobs, non è che hai un'applicazione per il cellulare che mi trova Harry Potter? No, eh? Va bene. Ciao, carissimo occhialuto. Vieni qua che ti massacro di bot. Stronzo. Sì, è morto Harry Potter. Avada Kedavra, l'accappatoio che uccide. Ho bisogno, ragazzi, di trovare del dentifricio. Siamo riusciti a recuperare il materiale per forgiare una chiave. E non è poco, perché con la chiave si potrebbe inventare qualcosa nei prossimi giorni. Gandalf vuole che il prossimo breakfast distragga le guardie. Beh, penso si possa fare. Ora dormiamo molto tranquillamente. Giorno 29. Voglio diventare ancora più forte, ragazzi. Andiamo in cella, facciamo un buco nel muro e lasciamo gli oggetti proibiti là dietro. Non dovrebbe essere un problema. Facciamo le cose con calma, eh. Non devono beccarci, non devono avere sospetti. Il poster farebbe comodo di nuovo, perché comunque quello lì è uno sgabuzzino secondario. È tipo un magazzino per noi. Stavolta però non scaveremo, visto che se scaviamo ci beccano. Non si sa perché, ma ci beccano. Perfetto. Dai, allora butta giù un secondo il muro, dovrebbe fare veloce in un colpo solo, dai, boom, chiudi, ributtiamo qua giù il muro, stando attenti ragazzi sempre alla durabilità delle forchette, eh. Se si rimane bloccati di là si perde, bisogna ricaricare il salvataggio. E questa l'abbiamo fatta, un po' di cose si sono lasciate. No, ho fatto tardi al breakfast. Ecco, porca miseria. Ancora una volta non abbiamo fatto perdere il lavoro a Surreal Power. Mi sembra fin troppo fortunato. Altra giornata e il corridoio in accappatoio è sempre lì che scappa dalle guardie. Un timber e un medikit. Perfetto. Dico perfetto perché in questo momento, se riusciamo a nascondere il timber, possiamo andare a fare allenamento per picchiare una guardia e tentare di rubargli la chiave. Chiudi il muro. Sì. Prendo il cioccolato e anche la coscia di pollo, perché voglio andare ad allenarmi subito e le energie sono necessarie. Era meglio mangiare il cioccolato per del pollo, perché il pollo si mangerebbe dopo, sono proteine, ma va bene. Tu con quelle braccia fai vedere di che pasta sei fatto, sputri. Però il cold dell'afternoon e che due coglioni. Sono un bravo detenuto. Io non rompo coglione a nessun. Sto riprendendo le cose per fare il tunnel, perché ho pensato che forse ci hanno beccato perché abbiamo lasciato la terra fuori. Se noi ricopriamo il buco, dobbiamo sempre riscavarlo, sì, però almeno non ci trovano. Possiamo provare a fare in quel modo, eh? Non so se funzionerà, spero di sì. Pallo c'ha lo scotch. Lo scotch mi serve in questo momento sia per il piccone sia per il poster. È il free period, lo utilizzerò per il poster, ragazzi. Perfetto, siamo dentro, ora non ci beccano. Lascia il muro, lascia l'altro legno. Sono forte abbastanza e poi ho il medikit, quindi posso prendere le due World of Paddy e la Molten Plastic. Mangio la cioccolata e, rileggendo il commento dell'altra persona, l'ufficiale che dovrebbe avere la nostra chiave è quello Tempesta. Tempesta, Tempestina, dov'è che sei? Guarda un po' chi c'è qua. Tempesta, Tempesta di merda. Mi devo curare, veloce, picchia. Uccidilo, sì. Chiave rossa, perfetto. Boom, beccati la chiave. Dammi il manganello, dammi la tua divisa de merda e vattene a fanculo. Io ho sfondato il culo. Ora lascio la roba qua dentro, fermi. Il baton, lasci questo un secondo e anche questo e questo. No, non ce la faccio. Devo fare la distrazione al living meal time. Ah, Tempesta è nudo e mi sta picchiando. No, che palle, dai, è finito. Ah! No, mi stanno picchiando, non mi picchiate, vi prego. Lasciatemi in pace. Guardate tutti i miei materiali, tutti nascosti, non li troverà mai nessuno.
Veloce step, velocità della luce, boom. No, lascialo, chiudi. Metti questo qua, prendi la molten plastic e questo. E intanto ci facciamo lo stampino. No, non è vero. Devo studiare come previsto. Quindi andiamo giù, ora non dovrebbero romperci. È living in my time. Ci dovremmo essere, ragazzi, finalmente. Trasforma sti due cose e non ne parliamo più. Boom. Adesso sapete cos'altro è fondamentale? Trovare anche una chiave gialla. Dove sono tutti i miei utensili, i miei attrezzi, i miei oggetti? Dove cazzo sono finiti? Erano qua dietro, ragazzi. Non mio. No, non puoi farmi questo. No, ragazzi, oh mio Dio. Perché? No, ora me lo spiegate nei commenti, mi incazzo. Voglio saperlo, io non vado avanti. Non vado avanti se non me lo dite. Avevo nascosto gli oggetti dietro il muro e non ci sono più. Come faccio a riaverli? Basta, anche questa giornata è terminata. A letto subito, si dorme e non voglio più sapere nulla. Sono rimasto veramente deluso e malissimo da questa cosa. Adios. Ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Cioè, non abbiamo fatto una ceppa di niente. Speravo che l'accappatoio mi portasse fortuna. E invece no, guardate i capelli imbarazzanti. Io vi ringrazio di sostegno, ragazzi. Continuate a spolliciare se vi fate iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Qua sapete tutto.